Buongiorno a tutti. Vi propongo per una quindicina di minuti di utilizzare, diciamo, la lente del mare, quindi avere una visione, diciamo, di approccio, diciamo, più marino, acquatico marino. Un altro aspetto, diciamo, che vi sottolineo è questo, che in realtà il titolo completo sarebbe Fauna e habitat marini di interesse comunitario, perché poi lo vedremo meglio con il discorso, diciamo, del numero delle migliaia di specie. Poi in realtà gli aspetti che abbiamo preso in considerazione sono stati focalizzati soltanto su quegli habitat e le specie di interesse comunitario. Intanto una primissima slide che sintetizza 40 anni di gestione, di approccio, diciamo, della conservazione a livello europeo. Si parte dalla CITES del 73 per arrivare poi, dulcis in fundo, alla Marine Strategy nel 2008. Sono circa 40 anni, perché si arriva ai giorni nostri, e in realtà si vede, come hanno accennato anche alcuni relatori prima di me, si vede che in realtà si passa da una cambia la prospettiva con cui si vede, si guarda alla natura e si cerca di intervenire per poterla conservare. Si parte, diciamo, da un discorso di protezione legale, addirittura per quello che riguarda la CITES, di aspetti legati al commercio di specie o parti di specie, per poi passare alla protezione degli habitat, come si diceva prima, quindi l'habitat in quanto ricettacolo e ambiente in cui vivono le specie, per poi passare alla identificazione di tutta una serie di aspetti che richiedono in realtà di poter intervenire a livello della gestione, non tanto delle specie, degli habitat, ma delle attività umane che hanno impatto sull'ambiente, per poi arrivare, la strategia marina, a cercare di definire un quadro all'interno del quale andare a inserire i diversi aspetti più legati proprio alla gestione. E per questo aspetto, ecco, diciamo, quindi aspetti che ho messo in nero, attenzione, negli anni nel 79 e nel 92 sono uscite le due direttive Uccelli e Habitat. Nel 2008 è stata pubblicata, sempre a livello europeo, la strategia marina, la direttiva quadro per una strategia marina. Mi soffermo un attimo, giusto per rappresentarvi alcune specificità di questa direttiva quadro, che possono essere poi, diciamo, di riscontro, avere un riscontro con il soggetto di questa presentazione, cioè gli aspetti legati alla direttiva Habitat. Beh, va detto che questa strategia prevede che gli stati europei si dotino di misure necessarie a conseguire o mantenere il buono stato economico dell'ambiente marino, good environmental status, quello che per noi è diventato un po' un incubo per chi ci lavora, il GES. Tutto questo va fatto entro il 2020. Deve interessare tutte le acque giurisdizionali, per cui, ad esempio, per quello che riguarda l'Italia, fino a direttiva Habitat o altre direttive quadro acque, si ragionava alle 3 miglia, al miglio e mezzo, alle 12 miglia. Qui si parla per il bacino occidentale di andare oltre la Sardegna, andare nel golfo diciamo, quasi del Leone, cioè, perché va detto che l'Italia si è dotata, diciamo, di aree, diciamo, di competenza ecologica che in realtà fanno sì che si vada, appunto, quasi alle linee di mezzeria del Mediterraneo per la parte occidentale. Tutto questo è un altro aspetto importante che si inserisce nell'ambito della strategia di crescita dell'Unione Europea, quella chiamata Europa 2020, per cui anche questo aspetto è molto importante. L'ambiente è considerato strategico e fondamentale per poter ragionare in una logica di sviluppo economico dell'Europa, e anzi su questo aspetto, l'aspetto dell'ambiente, nella maniera, diciamo, in una logica più significativa, viene vista proprio, diciamo, una delle chiavi di volta di quella che è la prospettiva politica che l'Europa e l'Italia in particolare poi si devono dare. Questa direttiva del 2008 l'Italia l'ha recepita con un decreto legislativo nel 2010. E altro aspetto importante che vi segnalo è che il Ministero dell'Ambiente è chiamato, diciamo, a catalizzare l'implementazione di questa strategia a livello nazionale. Un altro aspetto molto importante, perché a mio avviso un aspetto fondamentale che va preso in considerazione, è che per poter gestire bisogna conoscere. E la gestione però deve essere una gestione, e così come, diciamo, prospettato dalla strategia marina, una gestione adattativa, cioè uno si deve porre degli obiettivi da raggiungere, deve prevedere delle misure,
infatti anche la strategia marina prevede delle misure, poi però deve essere anche in grado di valutare quanto le sue misure sono efficaci, ed essendo quindi raccogliendo tutta una serie di informazioni che consentano anche potenzialmente di modificare le misure adottate, perché l'obiettivo è quello di perseguire e raggiungere gli scopi prefissati. Questo implica quindi automaticamente all'interno della strategia marina l'importanza di avere delle attività di monitoraggio basate su criteri scientifici forti, che però consentano poi di valutare l'efficacia di tutto il processo, e quindi il monitoraggio e poi quello di cui ha le specie. Altri aspetti importanti che volevo segnalare di questa strategia marina è che in realtà ha tutta una serie, diciamo, di tappe ben cadenzate, che sono sei circa da qui al 2016. Lo sappiamo che l'obiettivo è intanto ragionare in una logica del 2020, ma in realtà va, giusto per segnalarvi che nel 2013, quindi a metà dell'anno passato, in pratica abbiamo già affrontato come Europa i primi tre punti, quei famosi articoli 8, 9 e 10, ovvero la valutazione iniziale. Va detto che l'Italia si affaccia, il Mediterraneo è suddiviso in quattro sub-region, l'occidentale, la centrale, l'adriatica e l'orientale, per cui l'Italia ha l'onore di essere presente su tre sub-region diverse con realtà oceanografiche ben distinte, però diciamo che quindi da questo punto di vista noi abbiamo fatto nel 2013, abbiamo preparato per l'Italia si è dotata di una valutazione iniziale dello stato ambientale e di diversi aspetti presi in considerazione, ha proposto dei GES per le sue acque, per i diversi aspetti presi in considerazione, e si è dotata anche di proposte di target ambientali, traguardi ambientali tradotti in italiano. Tutto questo però implica il fatto che entro la metà di luglio di quest'anno tutti gli stati e anche l'Italia quindi si dovrà dotare di programmi di monitoraggio. Programmi di monitoraggio però, che come vi dicevo prima, sono funzionali a poi valutare, quindi raccogliere dati su base scientifica, che però poi consentono di valutare negli anni a venire quelle che saranno l'efficacia delle misure che l'Italia nel frattempo dovrà prendere per perseguire il GES o cercare di raggiungerlo quando si è visto che in alcune zone, in alcune aree siamo lontani da un buono stato ambientale. Quindi a questo punto intanto il primo messaggio che volevo lanciarvi è del tipo: vi può interessare essere informati sulla strategia marina, perché? Perché in realtà molte delle parti che deve affrontare sono pienamente in sinergia con quello che è previsto dalla direttiva Habitat in una logica di monitoraggio, e che le informazioni raccolte devono essere funzionali al supporto alla gestione, non soltanto faunistica, floristica, ma anche delle attività umane che possono avere influenza su di loro. Per quello che riguarda l'aspetto fauna marina, quindi di questa valutazione, intanto volevo segnalarvi questa: la fauna marina nelle acque italiane supera le 12.000 specie. Niente a che fare con gli insetti e con le coleotteri in particolare, stavo pensando giusto come i coleotteri, no? Tutto dalla cellula del fitoplancton al delfino, però in realtà uno quindi si aspetta, caspita, che valutazione avranno fatto questo, 12.000 specie, ecco, in realtà la valutazione è stata fatta su delle specie selezionate partendo da quelle listate negli annessi della direttiva Habitat, che peraltro per le specie del Mediterraneo non pone particolare attenzione. Poi a questo punto ci siamo limitati alle specie strettamente marine, come avete visto tutte le varie specie anadrome e cataldrome, ne se ne è già parlato prima, lo storione piuttosto che l'anguilla, perché presa in considerazione in altra sede, e poi soprattutto si è andato a cercare a questo punto di andare a identificare anzi anche quelle che potenzialmente avessero anche una maggiore valenza gestionale anche in una logica, come vi accennavo, di marine strategy. Giusto per darvi degli esempi, ovviamente le specie prese in considerazione sono quelle dell'allegato secondo, quarto e quinto, ad esempio dell'allegato secondo sono specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede designazione delle ZPS, zone di protezione speciale. Ad esempio noi nelle acque italiane abbiamo sia la tartaruga comune, la caretta, sia la foca monaca, ad esempio. Un altro invece esempio emblematico per quelle oggetto di prelievo è il corallo rosso dell'allegato quinto.
molto rapidamente, quindi queste alla fine sono le specie che abbiamo preso in considerazione per la valutazione. Ci sono fondamentalmente dei cetacei, la foca monaca e alcuni invertebrati. In realtà avrete modo di vedere, diciamo, che non corrispondono i numeri la lista con i numeri considerati, diciamo, nell'istogramma di ripartizione perché in realtà le 26 specie prese in considerazione sono quelle presenti nelle acque italiane, poi però in realtà noi abbiamo valutato quelle, diciamo, comuni nelle acque italiane, per cui se abbiamo valutato ad esempio il tursiope non ci siamo spinti invece nella valutazione dello zifio o di altre specie per le quali, diciamo, le informazioni disponibili sono molto molto ridotte. Ridotte in relazione alle informazioni che vengono richieste dalla direttiva Habitat. Le analisi e le distribuzioni sono state in pratica, diciamo, condotte con lo stesso tipo di approccio che è stato presentato da chi mi ha preceduto, evidenziando però il fatto che, soprattutto nel caso, diciamo, di specie ad alta mobilità, come ad esempio i cetacei, in particolare in questo caso c'è il tursiope, le celle di distribuzione adottate è stata quella dei 50 km e non dei 10 km, perché ovviamente diciamo, anche il tipo di informazioni di cui si dispone è meglio, diciamo, restituita con questo tipo di approccio. Primo aspetto, qual è lo stato di conservazione, ma soprattutto quali sono le informazioni di cui noi disponiamo per le specie marine, considerando che in realtà stiamo parlando di queste 16 per le quali teoricamente dovremmo avere il meglio dell'informazione. Io penso che, diciamo, che la cosa che colpisce di più la fantasia dell'osservatore è il fatto che per il 50% delle specie, noi siamo di queste specie, peraltro sarebbero tra virgolette siamo nella condizione per le quali non siamo in grado, diciamo, di poter fornire delle informazioni precise e quindi non fornire una valutazione adeguata. Va detto che le specie marine, il mare è un continuum, però va anche detto che su questo bisogna investire in maniera importante su quello che saranno poi le attività di monitoraggio. Ad esempio, per quello che riguarda un altro aspetto molto importante, il trend delle popolazioni, il trend implica il fatto che uno abbia la possibilità di avere delle serie storiche da confrontare. Sarà un aspetto fondamentale per la strategia marina in particolare e quindi non soltanto per la direttiva Habitat. Qui in realtà si vede che delle poche specie prese in considerazione il grosso, la massima parte, diciamo, in realtà non ci permette di avere delle informazioni precise su quello che sono i trend a cui che sono soggette queste popolazioni. Per quello che riguarda pressioni e minacce per le specie marine, pressioni in blu, le minacce è, diciamo, in pratica quelle che potenzialmente sono nei prossimi 6 anni, diciamo, quelle che si teme possono essere le pressioni maggiori, i problemi maggiori. Per quello che riguarda le specie marine, sicuramente la pesca è al primo posto, seguita poi dall'inquinamento, dal disturbo antropico e poi dagli altri aspetti legati, ad esempio, alle modifiche degli ecosistemi, in parte fondamentalmente dovute alle attività umane. Ecco, diciamo, vi segnalo che in questo caso, per quello che riguarda le specie, più o meno le pressioni e le minacce vanno di pari passo. Ci sono, diciamo, delle percentuali relativamente diverse, ma nell'insieme quello che attualmente si verifica sembra essere anche, diciamo, in prospettiva quello che potenzialmente si verificherà anche in futuro. Habitat marini e costieri. E da questo punto di vista, ecco, va fatto presente, diciamo, un aspetto fondamentale intanto. Le categorie degli habitat marini sono veramente molto molto poche. Questo, diciamo, è proprio un problema legato a come è stata concepita la direttiva Habitat in origine, il suo approccio nei confronti del mar Mediterraneo e dei nostri habitat. Per cui queste realtà sono fondamentalmente delle macro categorie di habitat all'interno delle quali poi in realtà si sta cercando da anni a livello, diciamo, dei diversi paesi, soprattutto dei mediterranei, di andare a declinare tutta una serie di habitat
più timicamente mediterranee, ad esempio, e soprattutto per poter fare in modo anche di poterne valutare le eventuali sensibilità e necessità di gestione delle attività umane che su di essi insistono. Di questi, in realtà, quelli più comuni, diciamo, in Mediterraneo e nelle acque italiane sono l'11-10, i banchi di sabbia, sabbie fine ben calibrate, fondamentalmente poi sono state declinate nella logica mediterranea. La Prateria di Posidonia è fondamentale, invece, perché è uno, diciamo, dei pochi habitat marini mediterranei che è stato fatto proprio, diciamo, come habitat prioritario della direttiva. E poi, sempre parlando, diciamo, degli habitat più strettamente marini, le scogliere, i famosi rocky reefs, che in una logica poi, diciamo, di manuale di interpretazione degli habitat si vanno a declinare i vari popolamenti del coralligeno e dei coralli bianchi profondi. E altri aspetti, diciamo, che vanno evidenziati sono ovviamente le grotte marine sommerse e semisommerse, e l'aspetto che in effetti per quello che riguarda l'habitat 1180, cioè quello delle strutture sottomarine causate da emissioni di gas, in realtà in Italia non si ha molto, diciamo, non si è ancora sicuri che ci siano realmente e che abbiano dimensioni adeguate. Giusto una carta per mostrarvi, la vedete poi nel volume, la restituzione delle informazioni anche a livello ad esempio della densità degli habitat marini. Questa però in realtà è un po' come la carta, diciamo, della distribuzione delle specie, almeno si fa sempre in generale per quello che riguarda il mare. Spesso la distribuzione, le carte di distribuzione delle specie marine non è tanto legata alla distribuzione delle specie stesse, ma degli studiosi delle specie. Allora, in questo caso la densità degli habitat marini per regione marina, a mio avviso, diventa un aspetto emblematico per, da un certo punto di vista, quindi porre il focus sull'oggetto, la keyword regioni. Con la collaborazione delle regioni è fondamentale per l'implementazione della direttiva Habitat. Il fatto che in alcune regioni ci siano più habitat è potenzialmente legato anche alla diversità dei tratti costieri, ma è anche legato al fatto che determinate regioni, in particolare le isole e qualche tratto in particolare anche della costa del Mar Ligure, dimostrano il fatto che queste regioni ci credono e si sono impegnate negli anni in maniera forte in attività di monitoraggio che poi diventano risultati tangibili in questo tipo di risultati. Vabbè, qui, diciamo, fondamentalmente c'è una presentazione un po' più rapida su quello che è, diciamo, il range e area favorevole di riferimento, ma è per dire che nell'insieme le situazioni sono abbastanza stabili e in alcuni casi non ancora ben conosciute. Per quello che riguarda pressioni e minacce in relazione agli habitat, beh, va detto che per quello che riguarda le minacce, le pressioni sono fondamentalmente legate, come avete modo di vedere, diciamo, allora, intanto c'è un disaccoppiamento rispetto alle specie. Per quello che riguarda la pressione, quindi le realtà attualmente, diciamo, descritte, più o meno a pari merito si inseriscono il disturbo antropico, i processi naturali, l'attività di prelievo e l'urbanizzazione, che in mare è soprattutto legato a quello che è la portualità e alla artificializzazione delle coste. Per quello che riguarda invece il discorso delle minacce, beh, l'inquinamento e le modifiche agli ecosistemi sono percepiti come le principali problematiche per il futuro. In questo caso, passando, diciamo, allo stato conclusivo di conservazione, diciamo che stiamo un po' meglio rispetto alle specie. Stiamo un po' meglio sia per quello che riguarda lo stato valutato, il 33% è positivo, e anche al fatto che le informazioni, la situazione di carenza è sempre al 33%, per cui è una situazione, diciamo, che non ha al momento, non c'è il rosso del cattivo, fermo restando che però, considerando che stiamo parlando di habitat, il fatto che si sia nelle condizioni di non poter stimare, valutare le cose per un terzo degli habitat presi in considerazione è un qualcosa che deve essere superato. Quindi, considerazioni conclusive, beh, io, diciamo, vi propongo, diciamo, come considerazioni a tutto questo fondamentalmente questi aspetti, cioè sicuramente il 50% da una parte e il 33% dall'altra evidenzia la necessità di potenziare la raccolta di dati adeguati e l'acquisizione di maggiore conoscenza di carattere ecologico e ambientale per habitat e specie marine. Tutto questo perché è fondamentale per poter poi identificare relazioni di causa-effetto. Tutto questo in realtà deve essere, dove possibile, fatto in modo da enfatizzare la massima trasversalità e collaborazione di raccolta
tra le diverse direttive, in particolare tra la direttiva Habitat e la strategia marina, e in questo diciamo è necessario che ci sia un impiego, una collaborazione massima di tutte le amministrazioni ai diversi livelli, e in particolare per quello che riguarda la fascia più costiera, le regioni, nella realtà nazionale italiana. Ecco, mi permetto di evidenziare il fatto che potenzialmente si può auspicare che la strategia marina funzioni un po' diciamo da catalizzatore anche di questa ulteriore diciamo enfasi nella raccolta, nello svolgimento di attività di monitoraggio, perché tra l'altro noi da qui alla metà di luglio di quest'anno dovremmo definire dei programmi di monitoraggio che dovranno sicuramente prendere in considerazione tutto quello che è già fatto o previsto per le altre direttive, per andare a prevedere qualcosa di più, qualcosa diciamo di ulteriormente importante. E tutto questo ovviamente prende in considerazione non soltanto quello che è già previsto come attività di monitoraggio per la direttiva Habitat e Uccelli, ma anche per la direttiva Quadro Acque, dalla politica comune della pesca, in ambito mediterraneo dalla Convenzione di Barcellona, e poi per l'impegno internazionale per la CPD e per l'UNCLOS, per diciamo, la Convenzione sulle Nazioni Unite sul diritto del mare. Chiuderei fondamentalmente con tre keywords, come mi ha preceduto prima qualcuno, che fondamentalmente direi che in tutto questo è fondamentale l'impegno concreto di tutte le diverse componenti che concorrono al paese, per cui non soltanto lo Stato ma anche le regioni per quello che riguarda il mare. Tutto questo ovviamente deve essere visto attraverso e catalizzato in una logica di strategia nazionale per la biodiversità, sia a livello diciamo di osservatorio, quindi di ruolo nazionale, che di diversi osservatori a livello regionale. Fondamentalmente tutto questo per che cosa? Per fare in modo diciamo, di avere delle informazioni, informazioni concrete su quello che è lo stato diciamo, di habitat e specie, per poter avere degli elementi che consentono veramente diciamo, ai decisori di gestire in maniera corretta le nostre risorse ambientali. Grazie.